E quando i suoceri sono invadenti? I suoceri sono invadenti perché glielo permettiamo noi. Molti fidanzamenti iniziano con lui che porta lei dalla mamma e dal papà, aspettandosi ovviamente l'approvazione. In genere sono gli uomini che cercano l'approvazione materna, o materna e paterna. Le donne sono più libere da un certo punto di vista, decidono loro e sono poco interessate al parere della famiglia, o comunque non lo considerano così vincolante. I maschi invece lo considerano molto vincolante e a volte lo subiscono. Comunque sia, un matrimonio si basa sull'incontro fra due persone, non tra due persone e i loro entourage. Quindi lo sforzo per andare d'accordo con i suoceri di entrambi, i pranzi della domenica a casa di mamma e papà, dove c'è la competizione su chi cucina meglio. I pranzi della domenica da soli portano dai 3 ai 4 kg all'anno in più, perché un po' per non deludere, un po' per ritrovare il mangiare della mamma, si mangia sempre di più. Quindi un buon matrimonio si basa sullo stare alla larga dai suoceri. Se i suoceri sono invadenti è perché uno dei due o entrambi sono ancora molto immaturi e sono incapaci di stare insieme da soli senza avere bisogno di vicinanze antiche, cioè dei genitori. Questo non significa che non si possa avere buoni rapporti. I buoni rapporti si basano sempre sulla distanza. Un buon matrimonio si basa, secondo me, sull'autonomia di entrambi. Non è che io, per far piacere a te, per farti contenta, devo venire da tua mamma a mangiare. Ciascuno si gestisce la propria famiglia. Poi può accadere, nelle feste comandate, come si dice, ci sia un incontro collettivo, ma il rapporto è fra me e te che si gioca la partita. Tutto quello che aggiungiamo la può complicare. Questo non significa che in certi momenti di disagi, di malattie, non si possa partecipare tutti insieme, coinvolgersi, ma la regola di... molte coppie purtroppo hanno la regola di passare molte serate, molto tempo, molti weekend vicino alla loro famiglia di origine. È chiaro che più si dà spazio ai suoceri, più diventano invadenti, perché credono di saperne di più della vita di te che sei più giovane. Credono di saperne di più della vita di te che sei più giovane e credono di dovertelo insegnare. Invece, per fortuna, noi dobbiamo maturare le nostre esperienze, magari con tante sconfitte, con dei disagi, con delle problematiche, però sono le nostre esperienze. Una coppia si forma sulle esperienze che vive come coppia, non che vive in quanto le è stato tramandato un sapere precedente. Quindi i suoceri sono invadenti perché non glielo permettiamo. Sono ancora più invadenti perché non li ascoltiamo e perché pensiamo che la mamma ne sappia più di lei sulla vita di coppia. La mamma non ne sa più di te, la mamma semplicemente ha acquisito delle abitudini, ma le abitudini non sono saggezza. L'idea che la saggezza si acquisisca via via che si invecchia è un'idea profondamente sbagliata. La saggezza si acquisisce nelle esperienze che si vivono ed è sempre personale, no? Tu hai la tua saggezza personale, solo che andando a chiedere parere a qualcun altro, facendoti guidare da un altro, la perdi di vista perché pensi che siano altri che debbano dare risposte, mentre ognuno di noi ha una sua saggezza intrinseca. E un buon matrimonio deve liberare la saggezza di entrambi. Tu hai qualcosa da dire a lui e lei ha qualcosa da dire a te. Cioè, le persone da ascoltare nella vita quando c'è un problema, primo sei tu, poi la tua partner, poi un amico, ma partendo dal presupposto che la risoluzione deve venire da te, da nessun altro. Quindi diciamo che chiedere un consiglio a qualcuno spesso ci allontana molto.